Allora. Buonasera a tutti i lettori di Sicilia.it, siamo qui con Ismaela Bardera, giornalista spettinato e candidato a sindaco di Palermo per queste elezioni della primavera 2017. Ismaele, se dovessi diventare il primo cittadino di Palermo, qual è il primo provvedimento amministrativo che farai? Un ridimensionamento della macchina burocratica del comune, cioè io credo fermamente che per fare il sindaco della città di Palermo devi essere continuamente, la tua attività amministrativa deve essere incollata con quella che è l'attività dei dirigenti del comune. Se funziona la macchina dirigenziale del comune e se i ruoli all'interno del comune dei dirigenti fanno il proprio lavoro, l'attività governativa politica sarà assolutamente, diciamo, una continuazione, per cui una continua rotazione dei dirigenti è la cosa, perché ovviamente lo impone la legge, ma l'obiettivo principale è portare delle professionalità adeguate al posto giusto, che non siano molto spesso, a volte come accade, uno scontro con la politica, no? Perché molto spesso siamo stati abituati a dei dirigenti che in qualche modo cercano di mettere i bastoni fra le ruote all'amministratore in carica. Io credo che se i dirigenti e l'amministrazione comunale, quindi l'azione governativa politica, ha un'unione intensa con i dirigenti del comune, allora probabilmente le cose si possono fare, per cui mettere mano subito ai quelli dirigenziali. La macchina burocratica. Questa idea ti è venuta in me, è diciamo uno dei punti fondamentali del tuo programma, o ti è venuta in progress e magari hai preso spunto da quello che è successo a Roma col caso Raggi e Marra? Perché ascoltandoti mi sembrava di poter percepire una lettura anacronistica, nel senso anticipatoria, per evitare gli stessi problemi che ha avuto il sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Potrei risponderti dicendo di che è qualcosa che guarda entrambi i risultati, è uno dei punti del programma, perché quando parlo al punto 9 di innovazione al comune, innovazione è intesa anche innovazione burocratica, ma innovazione tecnologica. Infatti io credo che un'amministrazione comunale come quella di una città di Palermo debba dotarsi dei sistemi informatici che permettano realisticamente di avere una macchina comunale trasparente al 100%, ma soprattutto interattiva e digitale col cittadino, primo. Secondo luogo, sicuramente anche l'esperienza di Roma ci insegna che se non funzionano i dirigenti del comune, se i dirigenti del comune fanno polizze a nostra insaputa, potrebbe essere un problema. Sì, il paese delle cose è a propria insaputa. Ora però facciamo il gioco al contrario. Siccome tu la tua candidatura nasce prima con le proposte dei comitati civici e poi con questa tua esposizione in prima persona, facciamo anche il gioco al contrario. Immaginiamo che tu non venga eletto sindaco. Ovviamente questa esperienza politica è un patrimonio che vorrai custodire nel tempo. Quindi ti faccio la domanda paradossale: la prima cosa che farai nel momento in cui avrai la certezza di non essere eletto primo cittadino di Palermo? Hai detto bene, è proprio un patrimonio importante da custodire, perché la fiducia della gente, la fiducia dei ragazzi, la fiducia delle persone che ti fermano per strada, come mi succede sistematicamente, non dico in modo, diciamo, continuo, perché direi, diciamo, mi pavoneggerei troppo, no, però durante la giornata è bello vedere essere fermato dalle persone che dicono: guarda, noi crediamo in te. Ed è ancora più bello che lo facciano gente con i capelli bianchi. Deve diventare un patrimonio assolutamente da ottimizzare. In che senso? Guai a pensare che, questa è una cosa che non ho mai capito, no? Quando una dice al ballottaggio: i tuoi voti poi a chi li passi? È quasi come se fosse, diciamo, un'affermazione tale per cui quei voti significa che sono... Non sei un feudatario dei pacchetti di voti. Disporre di voti a pacchetti, per cui dico: vabbè, allora li passo come se fossero spammandoli, no? Li passo a Ferrandelli, li passo a Orlando, li passo a chi che sia. Io credo che la fiducia dei propri elettori è comunque un primo passo. Secondo, poi credo che sicuramente al ballottaggio, se mai ci dovesse essere, io avrò un'idea, e questa idea non so se la esprimerò pubblicamente o me la terrò per me. Il patrimonio che sarà appunto dei voti, sicuramente io guarderò in faccia quelli che potrò guardare, le persone che mi hanno sostenuto, e chiederò loro se impegnarsi probabilmente in un'altra competizione elettorale. Non dimentichiamoci che a ottobre ci saranno le regionali, ci saranno le politiche, per cui io credo che se questa esperienza politica andrà bene, anche in termini di voti e di consenso, perché probabilmente prenderò anche 5, se prendo 5 voti capisco che non fa per me, mi ritorno a fare il giornalista. Se mai dovessi prendere tanti e buoni voti, probabilmente potrò continuare in questo percorso.